Salve a tutti, eccoci a questo secondo incontro per parlare di un tema che ha avuto scalpore a livello nazionale. Sto parlando della sentenza che ha condannato definitivamente un dirigente e un docente a 3 anni di reclusione più un enorme risarcimento, più che giusto a mio parere, per la morte di un ragazzo all'uscita, dopo essere uscito da scuola da solo. Si è scatenato il finimondo, si è parlato anche a sproposito, io farei un attimo il punto della situazione. Ricordando che intanto il codice civile è stato approvato negli anni del fascismo, nel 1942, e prevede una chiara responsabilità. E parlo dell'articolo 2046-47, che citano chiaramente che la responsabilità dei minori è in capo all'adulto che lo ha in consegna e che, oltretutto il codice penale, parla all'articolo 97 della non imputabilità dei ragazzi di età inferiore ai 14 anni. Ora, la responsabilità nel caso della presenza a scuola è ovviamente dei docenti. Nel momento dell'uscita resta in capo ai docenti, e questo perlomeno dice la sentenza, fino a che non viene consegnato ad un adulto. Noi abbiamo attuato da sempre questa politica di consegna dei bambini, dei ragazzi anche fino a 14 anni, ai genitori. Si parla ora, invece, perché si è scatenato questo finimondo, di una legge populistica che pensa di eliminare questa responsabilità dei docenti. Ovviamente noi della scuola siamo contenti, io per primo sono contento se si toglie questa responsabilità in capo ai docenti, ma ragionerei su una cosa: finché, perlomeno alla Meloni, si è attuata questa politica di consegna dei ragazzi solo ai loro genitori o loro delegati, abbiamo avuto una presenza numerosa di adulti all'uscita da scuola e sono scomparsi i pedofili, non c'è presenza di spacciatori, sono stati eliminati gli atti di bullismo. Bene, quando questa legge verrà approvata, e noi ripeto della scuola lo speriamo perché così ci toglieremo una grossa responsabilità e faremo un favore anche a tanti genitori che hanno forse non molto interesse per i loro figli, di avere un grosso problema, quella della non presenza di adulti all'uscita della scuola e quindi forse di un leggero abbandono e forse di un minore amore per i loro ragazzi. Salute a tutti.